È uscito il 30 settembre il disco Surfing Gaza, album d'esordio di un progetto siciliano. Il progetto si chiama Homo Sumo, composto da Antonio Di Martino, Roberto Cammarata e Angelo Sicurella. Angelo Sicurella, raccontaci com'è nato il progetto Homo Sumo. Il progetto nasce un paio di anni fa. Noi siamo innanzitutto tre amici che usciamo spesso insieme, ora ancora di più, diciamo. Nasce dalla voglia di mettere insieme le nostre esperienze, di fare qualcosa che diciamo fosse il punto cardinale de delle tre esperienze. Il titolo del disco, Surfing Gaza, è un omaggio a un club in cui si trovavano senza alcun problema israeliani e palestinesi. Raccontaci il significato di questo titolo che avete dato all'album. Sì, dopo un paio di sessioni che abbiamo fatto tra Palermo, la campagna dell'entroterra siciliano, e anche dopo un paio di viaggi che avevamo fatto con Anto e Robby in Marocco, suonando musicisti Tuareg al di sotto di Zagora, al sud proprio del Marocco. Poi abbiamo fatto queste due sessioni all'inizio strumentali, poi abbiamo cominciato a scriverci su e parlando è venuto fuori il discorso del surf club di Gaza. E da lì il fatto che palestinesi e israeliani, diciamo, si spassero insieme riconoscendo il mare come porto franco da problematiche sociali o politiche o di tipo religioso, ci sembrava una cosa molto interessante da trattare, e anche il mare come punto di riferimento, come luogo dell'abbandono, della ricerca dell'altrove. Un club frequentato da israeliani e palestinesi che oggi non c'è più. Sì, anche da americani, da inglesi, gente che comunque si ritrovava lì e condivideva il testo anche con loro, purtroppo poi successivamente bombardato. E di bombe si parla anche nella canzone che apre l'album, si parla di una bambina, una città distrutta. E questo è un immaginario ben presente nella vostra musica. Sì, anche in passato, diciamo, avevamo trattato in generale dei temi catastrofici, ecco, e in questo caso si è l'immaginario di una bambina che vive in un albero e che guarda da una valle una città completamente distrutta dall'essere umano, in qualsiasi forma, diciamo. In questo disco voi mischiate le culture musicali ma anche le lingue, passate dall'inglese all'italiano all'arabo. Questo è stato diciamo che siamo appassionati un po' anche di generi che guardano a Oriente o all'Africa. Quindi, che ne so, per citarne un paio, non so, Fateh Ali Khan, Pakistan, oppure Tinari Wen del Mali, Ali Farkature, musicisti di quel genere lì. E la commistione con l'elettronica è una cosa che ci interessava parecchio, è una cosa che abbiamo sviluppato, su cui abbiamo lavorato e da lì è venuto fuori il disco. Un disco di musica elettronica dove però c'è anche molta musica suonata con strumenti tradizionali. Sì, in ogni caso non abbiamo abbandonato la chitarra e il basso, quindi insomma sono suoni elettronici che suonano insieme alle corde, sono anche suoni elettronici che con le macchine, diciamo, il nostro rapporto con le macchine è molto simile a quello che abbiamo con una chitarra o con un basso. Suonare live da questo punto di vista le macchine è un approccio rischioso, però è comunque quello che facciamo. Parlando di live, voi supportate il concerto anche con videoproiezioni? Ma abbiamo fatto delle esperienze simili, cioè con delle videoproiezioni o con un gioco di luci particolare in un paio di concerti. All'inizio abbiamo proprio cominciato suonando all'interno di un cubo dal quale proiettavamo e sparavamo delle luci proprio da dentro il cubo. Poi abbiamo abbandonato questo per passare proprio a un progetto luci diverso e che a Milano sarà presente. Sul live abbiamo un disegno proprio geometrico sul palco, dove io sto al centro, Antonio e Robby stanno alla destra e alla sinistra, quasi a disegnare un triangolo. Certo, può essere sicuramente statico a vedersi come approccia la musica elettronica, solitamente si sta dietro un bancone, però diciamo ci si muove anche lì, ecco, il movimento non lo abbiamo abbandonato. Il disco si chiude con una canzone che si chiama Atlantico. Per voi che venite dalla Sicilia e siete immersi nel mare, immagino che il mare abbia un significato molto particolare, che sia ben presente nella vostra vita. Sì, geograficamente soprattutto. Veniamo proprio da Palermo, alla Sicilia, siamo dispersi nel mare anche noi. Tra l'altro,
il mare proprio all'interno del disco è un concetto che è proprio fonte di ispirazione, è quello che ti porta su un'altra terra, a prescindere dal mezzo, possa essere una barchetta, una giatta, una tavola surf, come nel caso di Surfing Gaza, è comunque un tema ricorrente. E poi si avvicina appunto al discorso dell'abbandono, che era quello di cui parlavamo poc'anzi, che è un concetto che abbiamo approfondito in maniera particolare. Ricordiamo Surfing Gaza, il titolo del disco che è uscito il 30 di settembre, al momento in tour gli Homo Sumo, questo sabato alla Salumeria della Musica di Milano. Grazie a Angelo Sicurella che ci ha presentato la